Hello guys, ciao ragazzi, buonasera e ben ritrovati qui sul mio canale di YouTube. Perfetto, allora andiamo avanti con questo corso, accordi e armonia moderna. Per chi lo vede la prima volta, è un corso di, chiamo armonia moderna, nel senso che insegno come fare gli accordi per poter accompagnare le canzoni al pianoforte, però lo facciamo in una maniera con la didattica corretta, eh? Ok? Quindi questa sera andiamo a fare la lezione numero 11 e andiamo a vedere la tonalità di Fa maggiore e di Re minore. Quindi con questa lezione, la numero 11, entriamo nel mondo del bemolle. Quindi nelle lezioni scorse abbiamo fatto tutto il mondo del diesis più la presentazione, questo lo dico sempre per chi vede il video la prima volta, e questa sera cominciamo ad affrontare il mondo del bemolle. Quindi si parte semplicemente con la scala di Fa maggiore dove abbiamo un bemolle e poi andremo progressione a fare tutti gli altri fino ad arrivare a 7 bemolli come abbiamo fatto il diesis, che siamo partiti da un diesis, siamo arrivati ai 7 bemolli. Allora, come sempre ripeto, la versione libera qui su YouTube è sintetizzata e abbreviata. Per averla completa bisogna andare su Patreon. Su Patreon è importante perché facciamo anche questa il compito insieme, quindi un esercizio, una canzone famosa per provare appunto questa tonalità con questi accordi. Utilizziamo sempre la stessa canzone che è Sapore di sale di Gino Paoli. Andiamo a cambiare gli accordi, abbiamo visto nell'ultima lezione anche l'assaggio del traspose, del cambiare tonalità, quindi andare a cancellare gli accordi che c'è sulla partitura, perché è la partitura che scaricate, che trovate qui nel link, è in Do maggiore, però noi dobbiamo farla in Fa maggiore. Quindi, metodo dell'altra volta, uguale, per chi non ha visto le puntate precedenti gli consiglio di andare a vederle, e soprattutto gli consiglio, se vuole seguire appieno le lezioni, di andare su patreon.com con un abbonamento veramente irrisorio, si contano su una mano gli euro che si paga al mese, quindi è veramente una cosa minima che a me serve più che altro per rientrare nelle spese, costo del sito, insomma tutte queste cose. Non è che con 5, con questi pochi euro si va a fare dei guadagni enormi. Va bene. Allora, ripeto, lo devo fare perché la canzone suonando Sapore di sale, lasciando la versione libera su YouTube, rischio di avere il video viene bloccato per effetto della monetizzazione, mentre su Patreon lì non c'è la monetizzazione, quindi il video non viene bloccato. Ecco, è semplicemente per questo motivo, è una cosa che ho già detto nelle puntate scorse e che ripeto. Comunque nel link trovate la partitura da scaricare di Sapore di sale. Trovate l'elenco delle 28 lezioni che comporranno tutto questo corso, quindi tutto quello che verrà fatto, perché dopo aver fatto tutto il mondo del diesis, adesso iniziamo il bemolle, poi ci sarà la seconda parte che diventa molto molto interessante, dove andremo a imparare veramente come accompagnare le canzoni a pianoforte. Però è importante affrontare tutte le tonalità affinché dovete capire bene il meccanismo delle tonalità e degli accordi. Va bene, dai, detto questo, anche questo qua, quando sarà completo, diventerà uno dei tanti corsi su Pendrive che trovate sempre nella descrizione sotto il video. E detto questo, ragazzi, dai, bando alle ciance, andiamo a vedere la lezione, quindi via con la sigla. Perfetto, allora eccoci qui. Andiamo a fare il Fa maggiore e Re minore. Come vediamo qui nella lavagnetta che ho preparato, abbiamo i due accordi, l'accordo di Fa e l'accordo di Re minore. I relativi giri semplici, ok? E poi adesso andiamo a vedere le scale. Quindi usiamo sempre lo stesso sistema che abbiamo usato anche con tutte le altre lezioni. Andiamo a vedere innanzitutto l'accordo di Fa, la triade, come si compone. Fa, La e Do. Quindi in questa tonalità abbiamo il Si bemolle. Poi
poi vediamo anche la scala, però in questo caso l'accordo di Fa da triade è composta dal Fa, dal La e dal Do. Ecco l'accordo di Fa maggiore, ok? Adesso andiamo a vedere l'accordo di Re minore, Re, Fa e La. Come sempre, con la stessa alterazione di chiave, qui sì, si bemolle, abbiamo due accordi, uno maggiore e uno minore, come abbiamo avuto con tutti gli altri. Con la stessa alterazione di chiave abbiamo sempre un accordo maggiore e uno minore. In questo caso abbiamo Fa maggiore e Re minore. Ok? Bene, allora andiamo a vedere la scala di questi due accordi. Se noi andiamo a fare la scala di Fa maggiore, partiamo da qua, vedete che tocco il Si bemolle e torno giù. Perché nella tonalità di Fa maggiore abbiamo il Si bemolle in chiave. Re minore, stessa cosa, facciamo la scala di Re minore e avremo ancora il Si bemolle. Ok? Quindi sto facendo una scala semplice, ok? Perché poi c'è anche quella armonica, quella melodica, insomma, sono... Noi qui facciamo l'accordo base, Re minore. Ok? Adesso andiamo a vedere i due giri, ok? Il giro, facciamo il giro d'accordo semplice con il Fa maggiore. Si parte da Fa maggiore, poi andiamo a fare il Re minore, Si bemolle e Do maggiore. Okay? Abbiamo visto quindi il giro semplice di Do. È sempre la stessa cosa, quindi come l'abbiamo fatto in Sol, adesso siamo in Fa. Si bemolle, perché vedete abbiamo il Si bemolle in chiave, vedete che tocco sempre il Si bemolle, vabbè. E poi nel chiudere il giro minore c'è sempre quell'alterazione in più che vado a mettere sulla lavagnetta e nel pentagramma. Ok ragazzi? Quindi anche questo, vedete, utilizzate lo stesso modus operandi, come si suol dire, che abbiamo utilizzato con le altre tonalità, ma non cambia niente, era sempre la stessa cosa, dovete solamente capire quindi lo schema di queste nuove due tonalità, cercate di capirla bene, perché la prossima volta andremo a fare il secondo bemolle, che da specchietto del Beyer, che sempre potete scaricare qui sotto, sempre da qua, il secondo bemolle che andremo a fare la tonalità di Si bemolle maggiore e di Sol minore, dove avremo appunto due bemolli in chiave. Anche questi è un mondo del bemolle, dove, come ho detto prima, arriveremo a farli tutti fino ad arrivare ai sette bemolli, che vengono fatti con lo stesso criterio che abbiamo visto i diesis, il famoso Si diesis e Mi diesis. In questo caso diventeranno il Do bemolle e il Fa bemolle. Il meccanismo è lo stesso, qui è, se riuscite a capire, prima riuscite a capire questo meccanismo delle alterazioni e di come devono essere fatti gli accordi, e prima imparate ad accompagnare le canzoni a pianoforte, e poi soprattutto nelle lezioni dopo anche il mondo del bemolle, che entreremo proprio nel vivo, quindi entreremo nelle variazioni, la settima più, la settima, le seste, le none, le settime, le quinte più, meno, i diminuiti, quindi sono tutti quegli accordi e tutte quelle varianti che andremo a fare, ma per poterle capire, per non farvi confusione, dovete prima capire gli accordi semplici come sono fatti, poi dopo vi rimarrà più facile andare a capire quelli che sono invece tutti gli accordi con le variazioni, appunto settima, sesta, nona, settima più, eccetera eccetera, quelli che sono, Bene ragazzi, dai, detto questo, vi lascio a fare i vostri compiti o la vostra musica, logicamente, che vi piace fare e suonare, però se avete già cominciato a capire un po' il meccanismo degli accordi, potrete anche già cominciare ad accompagnare alcune canzoni che vi piacciono, anche perché in internet trovate i testi delle canzoni con scritti sotto gli accordi.
quindi non fate nient'altro che stamparle e scaricarle. Una volta che avete imparato gli accordi, potete già iniziare anche a fare dei compiti che vanno al di là di quello che vi do io e farvi delle vostre canzoncine che più vi piacciono. Ok ragazzi? Va bene, dai, detto questo, io vi saluto col mio solito consueto. Bye bye!